Anche la Casa della Musica di Arezzo ha voluto celebrare il centenario dalla fine della Grande Guerra, con la mostra La Musica alla Grande Guerra, spartiti di musica ed arte tra il 1914 e il 1918, una selezione di circa 50 spartiti musicali, in gran parte esemplari di edizioni rarissime e introvabili di quegli anni drammatici, frutto della paziente ricerca del collezionista aretino Carlo Pagliucci, che ha dedicato appassionata energia al collezionismo musicale, in particolare la musica popolare italiana, tra il XIX e il XX secolo. La mostra, organizzata in collaborazione con il Comune di Arezzo e la Fondazione Guido d'Arezzo, racconta l'Italia e gli italiani di allora attraverso le diverse anime musicali, dai canti patriottici a quelli popolari, dalle canzoni di protesta alle espressioni più colte della musica, di quei tempi bui e allo stesso tempo carichi di speranza. Grande passione che può superare addirittura la passione per mia moglie, che comincia a essere stanca di quest'altra passione, perché il collezionismo è specialmente poi quello non dell'apparire ma quello dell'approfondire, diventa proprio viscerale, prende tutto, ecco. Quindi è vero, una grande passione durata 50 anni, una collezione di questo genere non si improvvisa, 50 anni di storia. Bellissima è la prima edizione illustrata del Lino di Mameli esposta nella vetrina. Quando io l'ho trovato, tra l'altro non molti anni fa, mi sono emozionato. Mi sono emozionato in Argentina con il tango scritto da un italiano per la Grande Guerra. Ecco, questi sono due pezzi veramente straordinari, come pure il primo inno di Garibaldi nella sezione Risorgimento è un'altra emozione fortissima. Ma anche i libri, ci sono dei libretti qui, dei libri che sono introvabili, che quando li trovavo mi complimentavo per il mio naso. Anche questa è una bellissima mostra di materiale, di spartiti di musica del tempo di guerra, quindi siamo legati ancora una volta ai 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, e con uno spettacolo musicale bellissimo con il coro Voce in Cantus, veramente meraviglioso, dove abbiamo sentito tante canzoni del tempo di guerra cantate meravigliosamente dai nostri artisti aretini.